Teramo eroico contro una squadra indomita come il San Severo. Comunque, ad avviso di molti, forse il Teramo addirittura migliore e più concentrato. Che cosa è successo? Successo che abbiamo giocato contro una squadra quasi perfetta, oggi non lo è stata, però come sempre succede, i loro demeriti finiscono dove cominciano i nostri meriti, che sono stati tanti. Era un'impresa abbastanza disperata e abbiamo fatto quasi l'impresa completa di portare a casa i 2 punti. Non so se ci sia la consapevolezza del valore di San Severo, del valore della nostra squadra, soprattutto senza Milojevic. Noi però oggi siamo stati bravi a dimenticare le assenze, dimenticare la fatica, dimenticare la stanchezza, a giocare una partita di grandissimo coraggio e grandissima intensità, ma anche tatticamente una partita di livello, perché il piano di tenere il punteggio basso e fargli prolungare i possessi, resistendo forte nei primi 10 secondi del loro possesso, è riuscito il progetto di passare a zona ogni volta che loro giocavano con le Torri Gemelle, cioè ogni volta che usciva Donato e giocavano con Rezzano e Malagò insieme. Era una corsa handicap perché sono troppo più grossi, troppo più fisici di noi. Poi, se dobbiamo giocare contro Rezzano, che negli ultimi anni è stato sempre protagonista in A2, senza Milojevic, quindi con Herrera, che è il primo campionato che fa, questo dà un po' la fotografia della partita. Diciamo che in qualche modo il Teramo ha resistito soprattutto nei primi 2 quarti, il terzo è sempre un po' la bestia nera, soprattutto anche in casa del Teramo. Che cosa succederà? Cosa ha detto il giocatore appena finita la partita? No, finita la partita ho solo fatto i complimenti alla squadra e nei dettagli ci entriamo domani, perché domani siamo di nuovo al lavoro. Però, in altre occasioni il calo del terzo quarto era stato determinato da un calo proprio di intensità, di energia, di concentrazione. Stavolta no, stavolta semplicemente avevamo rotazioni limitate, quindi molta stanchezza. Poi con l'adrenalina della partita e il sangue al cervello abbiamo sbagliato un paio di cose a livello di spaziature che ci sono costate un paio di palle perse di troppo, e soprattutto, come dicevo anche prima, avrei voluto vedere attaccare di più il ferro nel terzo quarto anziché giocare solo di pick and roll e di tiro da fuori. È anche vero che tolto Salamine e Staffieri, che sono quelli che attaccano meglio il ferro, non abbiamo grandissimi in questo momento giocatori capaci di farlo. Però è un dettaglio, perché di fronte a una partita di questa intensità e di questo coraggio, ma anche di questo valore tecnico, non si può pretendere che tutto riesca al 100%. Per il prossimo appuntamento, cosa diciamo alla tifoseria teramana? Nardò per vincere la partita, ovviamente. Grazie molte, coach.